bambini! Vai con certo, viva il carnevale! Etienne, un carnevale che ha portato tanti turisti a Pano. Sì, veramente una bellissima edizione, due domeniche veramente piene, ma quello che conta è che uno, che a livello turistico è veramente non soltanto Fano, ma anche Pesaro, Senigallia ed altre località vicine, veramente hanno lavorato tanto a livello turistico con il carnevale. Due, che veramente tutta la città, come sempre, si è riunita partecipando. Di fatto il carnevale è dentro la città di Fano e tanto le persone che ci hanno aiutato a creare questo importante momento della città, quindi un evento turistico, un evento sociale, un evento di crescita economica, un evento di crescita culturale, insomma ci sono tutte le caratteristiche per far sì che questo carnevale veramente possa volare e rappresentare al meglio la città di Fano. Si è parlato anche dell'ipotesi di una quarta sfilata dopo il Martedì Grasso, lei che cosa ne pensa? Ma è un'ipotesi di fatto che arriva da associazioni di categoria, da studi importanti. Airbnb ci dice che le ricerche e le prenotazioni di questo periodo aumentano veramente addirittura di 10 volte, quindi è una valutazione che sicuramente insieme al tavolo economico e ovviamente insieme all'ente carnevalesca dobbiamo fare. La crescita è sempre opportuna. Etienne, c'è qualcuno che vuole ringraziare? Sì, ovviamente alla fine voglio ringraziare tutti i ragazzi dell'ente carnevalesca che veramente si sono dedicati a pieno in questo mese per far veramente volare alto il nostro carnevale di Fano, i maestri carristi, le maestranze, la pubblica sicurezza, le associazioni che si sono dedicate a vario titolo nella sfilata, nella sicurezza e tante attività. Perché ecco, è proprio da qui che si vede che il carnevale è la città di Fano. Dietro le sue spalle il rogo del pupo, oggi quindi chiusura del carnevale, ma questo carnevale com'è andato? Beh, devo dire una grande soddisfazione, siamo partiti in sordina e abbiamo chiuso col botto. Questo Martedì Grasso era un Martedì Grasso con una grande sfida perché è stato completamente diverso dagli altri anni. Abbiamo deciso di chiudere con uno spettacolo in Duomo, uno spettacolo bellissimo, intenso e molto particolare, ma il successo non era scontato. Duomo pienissimo, stracolmo, gente seduta per terra, è stata una gioia. Ringrazio il nostro vescovo per avermi dato fiducia, per averci dato fiducia, fiducia ripagata. E adesso rogo del pupo, fine di carnevale, entriamo in Quaresima. E adesso aspettiamo le date del 2025. Sì, aspettiamo le prossime date, ormai già le sappiamo, ovviamente sono le ultime due domeniche di febbraio e la prima di marzo, quindi vi aspettiamo nel 2025. E in piazza abbiamo anche il gruppo di Monte Cosaro che oggi pomeriggio ha animato che cosa? Sì, abbiamo animato il Martedì Grasso con il tema delle tradizioni popolari, con l'esibizione del saltarello e il ritmo della tradizione marchigiana, quindi. Allora vogliamo sentire questo ritmo della fisarmonica? Un grande applauso a tutti!